Ancora un cordiale bentrovato al pubblico di Talk Sicilia per questo nuovo appuntamento degli speciali elettorali che portiamo avanti ormai da qualche giorno per presentarvi i vari candidati sia alle regionali sia alle politiche per quanto riguarda evidentemente i collegi siciliani. Ed è il nostro gradito ospite in studio oggi il senatore Davide Faraone. Grazie per essere qui con noi. Buongiorno, Buongiorno. grazie a voi per l'ospitalità. Senatore, capo dei senatori di Italia Viva, presidente dei senatori di Italia Viva attualmente, ma candidato alla Camera per il Terzo Polo a Palermo, è corretto? Assolutamente sì, Sicilia occidentale, quindi Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani. È un collegio molto ampio perché con la riforma sono cambiati i collegi, ve l'abbiamo raccontato in altre occasioni, vi abbiamo anche mostrato la mappa di tutti questi collegi, ma la prima domanda ovvia, evidente, è: quella del Terzo Polo, Azione Italia Viva, è una vera e propria sfida, una novità. Come andrà? Perché questa scelta? Ma è una bellissima novità, finalmente è nato un polo liberaldemocratico in questo paese. Era strano che Draghi fosse Presidente del Consiglio, avesse una maggioranza così grande nel consenso degli italiani e delle politiche fatte, non vi fosse alcuna forza politica che rappresentasse quelle scelte. Al di là della scelta di Draghi di non candidarsi come Premier e di svolgere un ruolo di servizio senza prendere parte nella competizione elettorale, le idee che ha portato avanti devono trovare rappresentanza negli schieramenti politici e la nostra forza politica ha questo compito. Beh, l'agenda Draghi però è stata sposata non soltanto dal Terzo Polo. Tipo da chi? Ma ci sono. Bene, Perché allora, è questa già è veramente una polemica. curiosa questa domanda, perché Letta, che in teoria sposa l'agenda Draghi, fa l'alleanza con Fratoianni e quindi di fatto contraddice tutto, perché Fratoianni non ha votato una sola fiducia al governo Draghi. A destra hanno mandato a casa Draghi, ricordo, con la sfiducia, e c'è Fratelli d'Italia che ha fatto le sue fortune proprio contro Draghi. Movimento 5 Stelle, ne parliamo. Quindi l'agenda Draghi è sposata soltanto da noi, coerentemente. Poi ci sono le patacche, e quindi quelle fasulle, e quella è un'altra storia. Bene, quindi intanto cominciamo subito con la polemica. Chi sposa l'agenda Draghi in realtà non Ma la no, ma sposa. io sono abbastanza oggettivo nella valutazione. Se voi leggete le dichiarazioni di Fratoianni, vi renderete conto che, siccome quella è un'alleanza, cioè mettiamo caso questi dovessero vincere le elezioni, non accadrà, ma se dovessero vincere le elezioni, Letta farebbe il Presidente del Consiglio e Fratoianni farebbe il Ministro. Quindi qual è l'agenda Draghi che questi possono mettere in campo quando dice che neanche la trova in cartoleria Fratoianni, questa la battuta che ha fatto quando si è parlato di Draghi? L'altro tema è quello invece dei 5 Stelle, perché i 5 Stelle, al contrario, dicono chiaramente di non aver sposato, anzi di essere avversari del concetto stesso dell'agenda Draghi, però erano in quel governo. Sì, questa è un'altra barzelletta. Io li incontro in TV, li incrocio nei talk show e, come se fossero dei marziani, raccontano di questa legislatura come se non avessero fatto parte e come se non fossero l'unica forza politica che ha partecipato a tutte le maggioranze. Il Movimento 5 Stelle ha fatto l'alleanza con Salvini, il Conte 1, ha fatto l'alleanza col centro-sinistra, il Conte 2, ha fatto parte la maggioranza Draghi, addirittura la forza di maggioranza relativa. Quindi quando dicono noi avremmo voluto fare una cosa ma con Draghi non è stata possibile, o sono incapaci perché avendo tutti quei parlamentari non riescono a condizionare, o stanno mentendo e hanno fatto parte e quindi sono assolutamente responsabili. Noi siamo orgogliosamente parte di quel percorso di Draghi e siamo convinti che la forza che viene data a noi è una forza destinata a far tornare Draghi a Palazzo Chigi, che non è un capriccio Draghi a Palazzo Chigi e non è neanche un tecnico come vogliono farci credere. Con Draghi, che è l'esponente che ha il massimo della credibilità internazionale in Italia, riusciamo ad affrontare le questioni che sono i limiti che in questo momento noi stiamo patendo, che sono limiti che provengono prevalentemente dall'ambito internazionale. Ma c'è il grande tema, Draghi ha voglia di tornare a fare il Presidente del Consiglio, perché quando il governo si è chiuso, la sensazione che abbiamo avuto da osservatore è stata che anche lui volesse staccare la spina ormai. Ma aveva ragione in quel contesto. Quando le forze politiche lo sfiduciano, non votano la risoluzione con, credo, il consenso più basso della storia della Repubblica, di un Presidente del Consiglio, è chiaro che Draghi manda a quel paese.
Dopodiché però il problema qual è? Che ora le stesse persone pregano Draghi di prendere provvedimenti per il caro luce, il caro bollette. E Draghi era in Europa, in tutti i vertici presente, a contrastare i paesi del nord che non volevano mettere il tetto al costo del gas. Noi a un Presidente del Consiglio che stava contrastando questi Presidenti del Consiglio degli altri paesi, gli facciamo venire meno la fiducia, dandogli di fatto meno credibilità, meno forza e smarrendo una battaglia che avrebbe risolto il problema del costo della luce e del gas in questo paese, che è il problema che stanno patendo i cittadini e gli imprenditori. Un altro dei grandi temi è quello del posizionamento del PD. Vedo spessissimo voi del Terzo Polo, e in particolare Italia Viva, entrare in conflitto proprio con gli ex amici del PD. Ma sono loro che hanno smarrito qualunque forma di riformismo. Sono diventato, oggi leggevo un'intervista in cui addirittura Letta diceva che saranno loro i veri difensori del reddito di cittadinanza così come è pensato ora. Non potrà mai essere il Movimento 5 Stelle a difendere quel provvedimento. Cioè, scavalcando il Movimento 5 Stelle anche su un tema che oggettivamente è loro. Poi, anziché porsi il problema di come modificare quello strumento, che non funziona, nonostante la finalità sia una finalità corretta, dopodiché però non ha ridotto la povertà, e lo dice la Caritas, 1 milione di poveri in più, nonostante il reddito di cittadinanza, e non ha risolto il problema del lavoro, perché dovrebbe collocare i ragazzi al lavoro e nel frattempo li dovrebbe formare nei momenti di stasi rispetto al percorso occupazionale, e invece non li colloca e non li forma e li lascia a casa, pagati, con le tasse di tutti quelli che invece si rompono la schiena e ogni giorno vanno a lavorare. Quindi quello è uno strumento che va modificato. Il Partito Democratico è un partito che ha completamente smarrito la rotta. Durante la campagna elettorale per le amministrative, quello che oggi è un vostro alleato, quindi Carlo Calenda, lo ha attaccato palesemente come inutile e da abolire il reddito di cittadinanza. Ma io credo che possiamo chiamarlo come vogliamo. Noi avevamo fatto il reddito di inclusione, che poi aveva pressappoco le stesse finalità, era un contrasto alla povertà. E questo strumento va mantenuto. Altra cosa invece quando tu dai risorse per campare a quelli che invece per campare dovrebbero andare a lavorare e percepire uno stipendio. Poi è chiaro, deve essere ben retribuito, non deve essere sfruttato, deve essere un lavoro che gratifica, tutte queste cose benissimo. Il problema è che però qui si offre uno strumento alternativo al lavoro, e cioè essere pagato per non lavorare. Questo è intollerabile. Questo è uno dei grandi temi della campagna elettorale, di questa campagna elettorale per le elezioni anticipate, ma ce ne sono sicuramente diversi altri. Uno lo accennava poco avanti, che è quello del caro bollette. Mentre si va in campagna elettorale ci sono aziende che rischiano di chiudere perché gli effetti dell'aumento del costo dell'energia sono devastanti. E questo è il tema centrale di questa campagna elettorale, nel senso che è chiaro che il costo delle bollette si porta dietro il costo della vita in generale. E quindi anche i beni di prima necessità. Quando paghi più caro il latte, il pane, la pasta, il ricco non ne risente, e il povero sì, chi vive di stipendio, i ceti medi, è chiaro che questo caro bollette, caro vita, lo pagano pesantemente. Noi abbiamo il dovere di intervenire celermente in Europa col tetto sul costo del gas, finalmente anche la Germania se ne sta accorgendo e quindi forse ce la ritroveremo alleata in questa battaglia, e in Italia separando il costo dell'energia rispetto alla produzione dell'energia. È assurdo che l'energia prodotta dalle fonti rinnovabili, che costa molto meno rispetto a quella prodotta dal gas, essendo collegata come prezzo a quella del gas, di fatto costruisce extra profitti sulle spalle degli italiani, che pagano bollette onerosissime e arricchiscono queste società, soprattutto le fonti rinnovabili. Quindi io credo che lì, separando i prezzi a seconda della derivazione della produzione dell'energia, riusciremo immediatamente a tagliare i costi della bolletta, ed è quello che dovremmo fare a breve. Peraltro uno degli appelli di questi giorni, è venuto proprio da Calenda, diceva: fermiamoci un giorno di campagna elettorale e affrontiamo il tema. Forse occorre un intervento immediato a prescindere da quelli in prospettiva. Ma certo che sì, non è che si può aspettare che si finiscano le elezioni, si inseri il nuovo governo, il nuovo Parlamento. Qui facciamo notte.
Qui il tema è che invece il provvedimento va fatto già la prossima settimana, noi saremo in Senato per convertire in legge il decreto aiuti, in quella circostanza dobbiamo prevedere anche provvedimenti che possono essere anche scostamento di bilancio se serve per sostenere le aziende, perché quando tu paghi bollette che magari prima pagavi 3.000 euro, ora le paghi 15.000 euro, è chiaro che quella azienda è destinata a chiudere prima o poi, per cui è un'emergenza intervenire con gli strumenti che ho detto. Uno dei grandi temi ancora di questa campagna, se ne parlavamo prima fuori onda, è quello dei sondaggi. Attualmente i sondaggi vi danno in una posizione a rischio come consenso elettorale. Quali sondaggi? Perché io, allora, premesso che a me i sondaggi non appassionano per nulla, e tra l'altro ci sono alcuni istituti di sondaggi che stanno perdendo ogni credibilità e fanno perdere credibilità anche agli istituti che invece fanno bene il loro lavoro e che tirano fuori numeri facendo effettivamente delle indagini e quindi non costruendo sondaggi per influenzare il voto, ma dando una fotografia dell'opinione dei cittadini. Questo dovrebbe fare un istituto di sondaggi, invece accade il contrario. Ma premesso questo, io vedo sondaggi della Ghisleri proprio ieri che dava noi al 7,4%, avendo superato Forza Italia che è al 7%. Ho visto un altro sondaggio di Noto che addirittura ci dà all'8% con Forza Italia al 7,5%. Poi ci sono altri sondaggi che ci danno al 5%. Quindi io credo che... Il sondaggio della Tecne di qualche giorno fa vi dava fra il 3 e il 5. Ma stiamo parlando del regionale, questo di Tecne. Sì, questo è regionale. Ah no, io pensavo a livello nazionale. Sì, no, in generale, a livello regionale. No, a livello regionale, sì, ho letto anch'io questo di Tecne, vedremo. Io, ripeto, sono molto più fiducioso rispetto a quello che Tecne, che lavora per Mediaset, tira fuori. Ed è arrivata l'altra stoccata. Allora, parlando di stoccate, c'è un altro tema che Davide Faraone affronta quasi quotidianamente sui social, che è quello dei paracadutati. Ti ho visto attaccare altri candidati proprio perché arrivati in Sicilia senza essere né siciliani né aver mai essersi mai occupati della Sicilia. Ma questa è un'autentica porcheria e non lo dico da esponente politico, lo dico da siciliano. Il fatto che nella nostra terra ci debbano essere donne e uomini che vengono qui non avendoci mai messo piede in vita loro, si vengono a rubare i vostri voti stando nell'anonimato, perché devono fare campagne elettorali in cui non appaiono mai. Quindi, perché se dovessero apparire sarebbero votati come anonimi e quindi non sarebbero votati. Vengono qui, rubano i nostri voti e dopodiché se ne tornano, vanno in Parlamento e non si fanno mai più vedere. Gli esempi eclatanti sono la Furlan. Andatevi a cercare su Google l'origine del cognome Furlan. Capolista al Senato in Sicilia occidentale del Partito Democratico e leggerete che il significato è friulano. Cognome, origine del Triveneto, una donna nata in Liguria, esattamente a Genova, che ha fatto per tanti anni la sindacalista, ora in pensione, viene qui, si prende il seggio sicuro di un senatore che dovrebbe essere siciliano e va via. L'altra è la Brambilla. Nota assenteista, 97% di assenze in questo Parlamento. Quindi non è che viene qua paracadutata a rubarsi un collegio e i voti dei siciliani perché è un genio. Perché uno è un genio, la porto ovunque, in Italia la faccio votare. No, è una che ha votato 50, 95 volte su 11.700. Quindi una assenteista per 5 anni in questa legislatura, candidata nel collegio di Gela, Trapani, eccetera, eccetera. Poi c'è la Fascina, che è l'unico elemento per cui è conosciuta, che è la compagna di Berlusconi. Top 15 di assenteismo alla Camera in questa legislatura. Posso continuare a oltranza, ma questo fenomeno qua è un fenomeno ridicolo e non vanno votati questi paracadutati, per giunta anche assenteisti. È un problema probabilmente... Ho dimenticato la Craxi, milanese, candidata... La famiglia Craxi però ha qualche legame con la Sicilia. C'è candidato anche Bobo Craxi, che è già stato eletto una volta in Sicilia, che ha delle parentele siciliane. Questi sono i legami. No, queste sono. Io ho una zia ad Asti, la prossima volta mi candido in Piemonte. Ecco, va bene, questa è la valutazione di Davide Faraone. Dicevo, però
forse c'è anche un problema di legge elettorale, perché c'è una legge elettorale che non solo consente, ma in qualche modo favorisce questo genere di scelte, a prescindere dall'etica della scelta. Assolutamente sì, la legge elettorale pensata in un modo, poi rimasta uguale avendo ridotto i parlamentari e quindi avendo ingrandito i collegi a dismisura, per cui si è perso ancora di più il contatto con i cittadini. Favorisce sicuramente questo tipo di sbocco, perché se ci fossero dei collegi uninominali più piccoli in cui uno si deve andare a cercare il voto casa per casa, in cui uno deve essere riconoscibile, o se ci fossero anche le preferenze, tutto sarebbe profondamente diverso. È chiaro che questa legge elettorale non ti garantisce né la governabilità e ti consente di fare il paracadutato nell'anonimato assoluto. Io sto facendo questa campagna perché voglio smascherare questi qui che non mettono piede, ma lo dico anche a voi giornalisti, scusate, voi dovreste chiedere ai candidati di partecipare alle tribune politiche, di venire nei territori a fare le conferenze stampa in cui si presentano. Questi non si sono fatti vedere, la campagna elettorale sta finendo, mancano 24 giorni e vedrete che non si faranno vedere, perché il segreto della loro vittoria è non farsi vedere. Questo è un grande tema. Noi li cerchiamo, No, ma io lo dico li perché io ho invitiamo perché fatto la tanto è scelta, vero. io faccio il presidente di un gruppo parlamentare nazionale, mi potevo scegliere un collegio in qualunque parte d'Italia. Ho scelto, pur sapendo che è più a rischio, di candidarmi in Sicilia occidentale perché è la mia terra, perché qui mi conoscono. La gente può non votarmi perché non gli piace come io svolgo la mia attività, ma fa una valutazione. Le persone sanno dove abito. Conoscono il mio cellulare, questi qui no, queste persone qui non le conosce nessuno e oltre a non conoscerle oggi, dopo non potranno costruire un confronto con l'elettorato su cui poi si costruisce anche un consenso, perché andranno via e se ne perderanno le tracce. Domani, elezioni fatte, evidentemente Azione e Italia Viva, quindi questo terzo polo, avranno un gruppo di voti, una pattuglia di deputati e senatori che certamente non sarà tale da essere di maggioranza o di opposizione. Cosa intendete fare? Volete fare l'ago della bilancia? Qual è l'idea che avete della vostra azione nelle due Camere? Italia Viva, se Italia Viva, il terzo polo dove c'è Italia Viva e Azione, se dovesse raggiungere due cifre, che è l'obiettivo che noi ci siamo riproposti, il 10%, sarà decisiva per far tornare Draghi al governo, perché il centrodestra non avrebbe la maggioranza e vi assicuro che in tanti del centrodestra non vogliono la Meloni Premier, quindi subirebbero quella premiership. Noi siamo convinti che grazie a un risultato forte del terzo polo, Draghi tornerà a fare il Presidente del Consiglio. È quello che ci vuole. In questo momento serve Draghi Presidente del Consiglio per la nostra credibilità e per i provvedimenti che può mettere in campo. C'è il tema Sicilia, perché queste elezioni anticipate vedono in Sicilia un incrocio fra politiche e regionali. Voi avete schierato un candidato presidente della regione che è Gaetano Armao, ma in Sicilia contate di fare un risultato paragonabile a quello nazionale? Ma io non lo so perché c'è un po' il meccanismo elettorale profondamente diverso. Io prevedo che ci saranno voti profondamente diversi anche alle stesse forze politiche tra la scheda verde della regione e le schede rosa e gialla del Senato e della Camera. Il voto di preferenza influenza tantissimo il dato delle regionali, il voto di preferenza che manca per le nazionali ha un'altra influenza, per cui ci sarà una profonda differenza. È chiaro che noi tenderemo a far emergere il più possibile quel progetto di forza liberal-democratica, moderata, terza rispetto al sovranismo e al populismo anche alla regione. Poi vedremo con che risultati. Peraltro c'è una doppia preferenza di genere in Sicilia, quindi si vota un uomo e una donna in linea di No, massima. No, non è stata purtroppo no. fatta alla fine. Purtroppo noi siamo l'unica regione insieme al Trentino Alto Adige in tutta È Italia stata fatta per in le cui non c'è, solo per le amministrative. amministrative e non è stata fatta per la regione. Ecco, questo passaggio mi era sfuggito. C'è una preferenza unica di qualunque sesso, c'è un vincolo di percentuale di candidati di donne nelle liste, però poi se non c'è la doppia preferenza obbligatoria è chiaro che le donne elette saranno poche.
L'alternanza però c'è nella lista e nei listini, almeno Sì, quelli che abbiamo quella visto, sì. c'è l'alternanza uomo-donna. Nei listini, almeno per chi sarà eletto, dovrà esserci quindi una parità di rappresentanza da Sì. questo punto di vista, mentre non ci sarà altrove. Detto questo, pensate di aver messo in campo alla regione liste abbastanza forti da fare un risultato Sì, importante? abbiamo messo in campo liste forti sia alla regione che in ambito nazionale. Io l'orgoglio che sto avendo nel girare lungo e largo la Sicilia e presentare i nostri candidati con i piedi ben piantati nei territori dove sono nati, dove hanno fatto le scuole, dove continuano a fare le scuole ai loro figli, dove esercitano la loro professione. Cioè, noi abbiamo scelto il meglio fra amministratori e professionisti che il territorio esprime, tutto il contrario dei paracadutati. Questa è la posizione che esprime Davide Faraone, candidato alla Camera dei Deputati per la Sicilia occidentale, quindi questo è il collegio, presidente dei senatori d'Italia Viva, che è stato nostro ospite. Io vi ringrazio, ringrazio lui per essere stato Grazie a voi qui per con noi e l'ospitalità. ringrazio voi per averci seguito. L'appuntamento è rinnovato come sempre al prossimo Talk Sicilia.